Visto che sta arrivando Pasqua, questa sera per voi i fiadoni abruzzesi. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui questa sera con una ricetta tutta abruzzese, ovvero faremo la ricetta dei fiadoni, che in abruzzese si chiamano anche i fiatun, non so, forse perché lasciano il fiatone, l'alito pesante, visto che sono pieni di formaggio. Allora, cominciamo con la ricetta, poi vi scriverò sopra tutte le dosi precise. Iniziamo mettendo 400 g di farina 00 e 100 g di semola al centro di una planetaria. Dopo facciamo un buco al centro e mettiamo 100 g di olio extravergine d'oliva e 100 g di vino bianco. Mettiamo due uova. E andiamo ad impastare. Potete impastare o a mano o con una planetaria con il gancio. Dopo vi spiegherò gli ingredienti per la farcia. Ok, mentre la nostra macchina procede ad impastare, per la farcia io metto 200 g di caciotta di pecora fresca, due uova e 200 grammi, ho messo 100 grammi di parmigiano e 100 grammi di pecorino un po' più stagionato. Il parmigiano serve a spezzare un po', altrimenti sarebbe super salato. Aggiungiamo nell'impasto anche un cucchiaino di lievito, un pizzico di sale, lo mettiamo dopo così evitiamo di surriscaldare troppo l'impasto. Il nostro impasto è pronto, lo trasferiamo sul tavolo e lo lavoriamo un po' con le mani. Davide, Oi! È arrivato il boss. che fai? Cucino come sempre. Eccola, è arrivato il controllore. Che fai? Sto facendo i fiadoni. Ah, abruzzese. Sono noi, Ah, no? Che ne pensi dell'impasto? l'impasto? Vediamo. Ottimo, vai, buon lavoro. Se il boss dice ok. Ok, allora, il nostro impasto è pronto, diamo l'ultima impastata e lo mettiamo a riposare qui. Adesso, come vi dicevo prima, passiamo all'impasto. Qui dentro ci sono 200 grammi, 100 di parmigiano e 100 di pecorino, così con il parmigiano lo rendiamo un po' meno salato. Questa è la caciottella di pecora che vi ho fatto vedere prima. La andiamo a tagliare un po' più grossolana. Anche questa sono 200 grammi. Poi puliamo per bene tutto. Poi all'interno ci mettiamo due uova. E un cucchiaino di lievito anche qui, così diventeranno belli soffici. E impastiamo anche questo. Ovviamente poi finite di impastare con le mani perché viene tutto più buono quando è lavorato a mano. Il nostro impasto è pronto perché dopo dovremmo formare delle palline, quindi diciamo che ci siamo. La nostra pasta è pronta, mi sono preparato la base. Ah, il fiadone ovviamente si può fare sia in torta grande, si può fare tipo raviolo, si può fare in tantissimi modi. Io adesso vi farò vedere alcuni metodi di preparazione. Iniziamo tagliando il nostro impasto. Ok, la nostra sfoglia è pronta. Non dovrà essere troppo fina. Vi farò vedere il primo metodo. Andiamo a mettere due pallette di impasto leggermente distanti e andiamo a ricoprire con la sfoglia. Possiamo usare o questo, che è molto facile, vedete? E facciamo tipo un raviolo. Guardate che bello. Uno. Il secondo lo possiamo fare con un copapasta, via l'altro. Non servirà per forza fare uscire l'aria perché dopo andremo a tagliare con la forbice le estremità.
proprio così, vedete? Andiamo a fare a pizzicarli facendo una croce sopra l'impasto. Questo è un altro metodo. Ovviamente se avete la tortiera da 20 cm dovete fare un bel fiatone grosso, enorme, sai, no? Quando lo portate a tavola, che soddisfazione posso immaginare. Allora, quindi andate a mettere la sfoglia, il nostro impasto, e poi potete andare a chiuderlo direttamente così, senza metterci l'altra sfoglia sopra. Fate tipo un fazzoletto. Questo invece ve lo chiude la mia mamma, sotto mio comando ovviamente, lei non era d'accordo, ha detto basta, però poi ovviamente mi ha secondato. Faremo tipo un fazzolettone, vedete? Anche questo lo tagliamo con la forbice, fate tre tagli però. Ok, ecco, finito, andiamo a cospargere i nostri platoni con dell'uovo, tuorlo d'uovo. Mamma, che dici, vanno bene? Aspetta, nel controllo qualità, Va bene? Sì, sì. Benissimo. Vedi, tutti quanti devono essere tagliati sopra. Dopo averli spennellati tutti con l'uovo, andiamo a metterli in forno a 190 gradi per 20 minuti. Eccoli qua, i nostri fiatoni sono pronti. Li ho fatti in vari modelli, come avevo fatto vedere prima. Vedete, ho fatto anche questo come un flap, no? Allora, papà, vieni qua, va. Tornando papà direttamente dall'azienda agricola. Vieni, vieni, assaggia, vediamo se mi dai l'ok. Quale ti piace? Ah, subito questo. Ok, vai, metti un po' di miele. Vediamo com'è, se dà l'ok. Che il formaggio è suo, eh? È della mamma, ovviamente. Buono? Meno male, dai, buon assaggio pure io a sto punto, no? Buonissimo. Visto che è Pasqua, vi ho voluto condividere. Croccante al punto giusto. Non stavo scherzando, vedete il ripieno? Bello spugnoso. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacio a tutti.